Ciao a tutti! Mi chiamo Anna e oggi voglio raccontarvi com'era la Chiesa all'inizio, dopo che Gesù l'ha istituita. A quel tempo la gente scrutava il proprio cuore con molta preghiera e umiltà e metteva da parte le differenze e le opinioni personali. Pensavano di più agli altri che a se stessi. Condividevano ciò che avevano, mangiavano insieme e si incontravano ogni giorno nelle loro case per conoscere meglio Dio. Sapete perché questa chiesa era così amorevole? Perché dopo che Gesù è salito al cielo, i discepoli hanno pregato insieme per 10 giorni, fino alla venuta dello Spirito Santo. Esso ha riempito i loro cuori di amore e ha dato loro doni o capacità per condividere il Vangelo con gli altri. Quel periodo di tempo durò dall'anno 34 fino all'anno 100 dopo Cristo ed è stato chiamato Efeso, che significa desiderabile, perché è molto simile alla condizione spirituale di una chiesa con lo stesso nome in Turchia. In quel momento si avverò la promessa di Gesù che sarebbero stati testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria e in tutti i continenti della terra. Scopriamo cosa racconta Giovanni Marco a Roda della sua esperienza in quel periodo. Ah, sai una cosa, Marco? Mi piace molto venire a casa di tua madre. Abbiamo fatto esperienze indimenticabili in questo cenacolo mentre pregavamo tutti in armonia. Oh, intendi quando è venuto lo Spirito Santo? Sì, eravamo un gruppo di circa 120 persone e non siamo stati qui solo 1 o 2 giorni, ma 10. Tua madre è molto ospitale. Come ricordo bene, quei giorni dopo che il nostro maestro era sceso al cielo, abbiamo vissuto praticamente tutti qui. Sì, è vero. Ma la cosa migliore è stata che ognuno di noi ha passato del tempo a scrutare i propri cuori, mettendo da parte tutte le nostre differenze e unendosi gli uni agli altri in stretta comunione cristiana. In effetti, avevamo bisogno di quell'esame personale. In questo modo, il tempio della nostra anima è stato sia purificato che consacrato. E allora sì che lo Spirito Santo ha potuto entrare nella nostra vita ed agire nel modo meraviglioso che ha fatto dopo quel momento. Onestamente, mi aspettavo di sentire un potere soprannaturale entrare in me, ma no, ho sentito un vento molto forte. Sì, è vero. Ah, è stata una bella esperienza di fede, e non qualcosa di emotivo. Fu come un grande rombo che fece tremare tutta la casa. Sì, e quando ho aperto gli occhi ho capito che tutti sembravano una torcia accesa. Fu allora che capii quello che aveva detto il maestro: noi siamo la luce del mondo. A me sembrava più che ognuno di noi avesse come una lingua di fuoco sopra la propria testa, come se ci mostrasse che la nostra lingua doveva continuare a muoversi per predicare la buona notizia che Gesù è il Messia. Sono rimasta stupita quando ai discepoli è stata data la capacità di parlare in altre lingue. Ricordo che a causa della festa di Pentecoste qui giunsero ebrei dall'Egitto, dalla Cappadocia, dall'Arabia, dalla Medopersia e perfino da Roma. C'erano persone provenienti da molti paesi. In quel momento ho capito improvvisamente come un gruppo così piccolo come noi sarebbe stato in grado di predicare il messaggio in tutto il mondo. È vero. E in quel momento accadde un altro miracolo. Lo Spirito Santo ha servito come traduttore di Pietro, perché quando Pietro cominciò a predicare alla folla, tutti potevano ascoltarlo nella propria lingua. Potevano capire cosa stava dicendo Pietro, anche se non parlava nella loro lingua di origine. Tutto questo è stato straordinario e sorprendente. Sì, la gente era perplessa e stupita di come semplici Galilei potessero parlare in quel modo.
Altri ci prendevano in giro e dicevano che eravamo ubriachi. Mi è piaciuto molto il modo in cui Pietro ha spiegato che questo era l'adempimento della profezia. Il profeta Gioele aveva detto: «Negli ultimi giorni spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno visioni e i vostri anziani sogneranno dei sogni». Sì, Pietro ha parlato con la potenza dello Spirito Santo ed è per questo che le sue parole sono state così convincenti. Non riesco ancora a credere che quel giorno 3.000 persone si sono convertite al Signore e un'altra volta 5.000 persone furono battezzate. Ah, è stato meraviglioso. Sai cosa, Roda? Ho iniziato a scrivere un resoconto della vita di Gesù. Qui, su questo rotolo, sto raccogliendo tutti i miracoli che Gesù ha compiuto. Pietro mi ha raccontato tanti dettagli su tutto quello che hanno vissuto con Gesù, anche se non ero con i discepoli perché ero ancora troppo giovane. Li ho accompagnati in tanti viaggi missionari. Trovo affascinante come Gesù abbia guarito così tante persone. E non voglio che le persone dimentichino cosa ha fatto Gesù mentre era qui e mentre era in vita. È veramente il Figlio di Dio, ne sono sicuro ormai. È meraviglioso, Marco. Sarà una grande benedizione per la Chiesa. Quel libro aiuterà a diffondere ulteriormente il Vangelo e molti altri saranno toccati dallo Spirito Santo, perché qui a Gerusalemme molti hanno venduto le loro proprietà e donato i soldi per sostenere questa importante opera e anche per aiutare i poveri, gli orfani e le vedove. Quando uno vende qualcosa, porta il denaro della vendita agli apostoli e lo distribuiscono secondo il bisogno. Forse, quando gli altri leggeranno la tua pergamena, impareranno a vivere come noi qui, in pace e amore. Sapete una cosa, bambini? La venuta dello Spirito Santo avvenne nella festa ebraica di Pentecoste. In greco, la parola Pentecoste significa cinquantesimo o 50 giorni, perché avvenne 50 giorni dopo la Pasqua. Nella festa di Pentecoste si rese grazie a Dio con sacrifici per i raccolti ricevuti con la benedizione di Dio e le primizie furono portate al Tempio. Le persone che si convertirono a Gesù per la venuta dello Spirito Santo furono la messe, ovvero quella prima grande cattura di pesca di persone fatta dai seguaci di Gesù. Oggi attendiamo che si compia un'estensione della Pentecoste prima della fine dei tempi, quando lo Spirito Santo verrà come un'enorme acquazzone di pioggia e migliaia di persone accetteranno l'ultimo messaggio al mondo. Nell'attività di oggi ti invito a fare un elenco di 10 cose che hai in comune con i tuoi amici. Parla di come queste cose comuni ti aiutano a raggiungere l'unità in Gesù. Non dimenticare di pregare affinché durante questo tempo riceverai lo Spirito Santo per consentirti di parlare di Gesù ai tuoi amici. Ciao!